La meglio gioventù del calcio italiano e non solo in campo a Pescara nel nome del Vate. In occasione del Festival d'Annunziano 2023 si gioca la prima edizione della Scudetto Cup Gabriele D'Annunzio, torneo organizzato dalla Curi Pescara e dalla Folgore Delfino Curi Pescara, riservato alle formazioni under 15 di Milan, Inter, Juventus, Roma, Pescara e Paris Saint-Germain. Dopo le prime partite disputate tra il campo San Marco di Pescara e lo stadio Mastrangelo di Montesilvano, i giovani protagonisti della manifestazione, oltre 150 calciatori con staff tecnici e dirigenziali al seguito, hanno sfilato sul lungomare pescarese per la Bridge Parade, la cerimonia ufficiale di presentazione alla città. Le squadre partecipanti hanno attraversato a piedi il Ponte del Mare sventolando le loro bandiere e colorando con le divise ufficiali la riviera e poi lo stadio del mare, dove la sfilata è terminata e lo spettacolo ha avuto inizio. Le note della Marsigliese per dare il benvenuto agli ospiti transalpini, poi l'inno di Mameli e la Vucchella, la famosa aria partenopea musicata da Paolo Tosti e scritta proprio da Gabriele D'Annunzio, hanno accolto le delegazioni dei sei club. Sul palco il saluto delle autorità cittadine e la lettura del giuramento dell'atleta. Tanti applausi per tutti, aspettando il verdetto del campo. Allo stadio Adriatico si deciderà infatti il nome della prima vincitrice della Scudetto Cup Gabriele D'Annunzio e probabilmente passeranno alcuni dei prossimi protagonisti della Serie A. Questo si augura sicuramente il selezionatore della Nazionale Under 15, Antonio Rocca, in questi giorni a Pescara per vedere da vicino i migliori interpreti del calcio italiano di categoria. Qualche nome? Il figlio d'arte Davide Marchisio della Juventus o i pescaresi Doc della Roma, Gianmarco Tombion, trequartista, talento acquistato proprio dal Pescara, e Gioele Giammattei, attaccante cresciuto nella Durini. E ora la parola ai protagonisti. Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, un grande evento la settimana ad Annunziana, questo festival a Pescara in cui è entrato, diciamo usando una metafora, gamba tesa anche il calcio, anche lo sport con questo meraviglioso torneo Scudetto Cup Gabriele D'Annunzio. Diciamo il calcio giocato, perché avevamo già raccontato, forse lei ricorderà, sicuramente grazie a Rete8 tanti corregionali hanno seguito, quando raccontammo la storia dello scudetto e della maglia azzurra, e l'allora CT della Nazionale Mancini venne a raccontare con dei giornalisti e con il presidente Gravina in piazza, ricordo si tornavano da un'amichevole in Olanda vinta fortunatamente, però era giusto che ci fosse il calcio giocato, il calcio giovanile. Io sono molto contento di questo evento, l'ho già detto in conferenza stampa, per me è uno degli eventi di punta del Festival d'Annunziano per i motivi riportati in questo torneo che fecero nascere la famosa partita in cui D'Annunzio inventò lo scudetto e la maglia azzurra, cioè quello di far convivere tramite lo sport con maggiore tranquillità l'allora maggioranza italiana di Fiume con l'allora minoranza croata slava di Fiume. Quindi il calcio unisce, il calcio deve unire a livello giovanile ancora di più, deve unire e formare. Quindi speriamo di aver messo questo semino e magari con Rete8 far crescere questa manifestazione sempre di più. Assolutamente, tra l'altro Pescara che si offre come punto di accoglienza di squadre che vengono anche dall'estero, perché le città coinvolte sono città che hanno a che fare con la vita di Gabriele D'Annunzio, quindi anche Parigi con il Paris Saint-Germain. Beh, è noto che D'Annunzio a Parigi è studiato, all'Opera di Parigi c'è una targa che ricorda le sue opere. Pescara è gemellata con una città francese, Arcachon, insomma nella vita di D'Annunzio e di Eleonora Duse Parigi ha avuto sempre un grande ruolo, così come Torino, Milano con la Rinascente e Roma, Napoli che in questo caso non partecipa quest'anno al torneo ma ci sarà sicuramente l'anno prossimo, e poi Pescara. Ci allargheremo ancora di più, ricordo che nelle università inglesi si studia regolarmente D'Annunzio, quindi immagino che ci sarà anche una squadra inglese l'anno prossimo. Antonio Martorella, presidente della Curi Pescara, lo possiamo dire, la primogenitura dell'idea di questo torneo Scudetto Cup Gabriele D'Annunzio porta la sua firma. Sì, in effetti è vero, è stata un'idea che tra l'altro mi venne in piazza 2 anni fa all'interno di un'altra manifestazione del Festival D'Annunziano, in cui a Piazza Salotto vennero gli esponenti della Federazione Italiana Gioco Calcio che ci spiegarono, insieme a Lorenzo Sospiri che ringraziamo, al sindaco Carlo Masci che
e ringraziamo che la parola scudetto fu coniata da D'Annunzio, che organizzò una partita di calcio a Fiume come segno di riconciliazione attraverso lo sport. Da questo si arriva al torneo che si sta svolgendo da Pescara, Milan, Inter, Roma, Juventus, Paris Saint-Germain e Pescara, tutti i club relativi alle città che hanno visto protagonista D'Annunzio, tutti i club professionistici, non solo italiani, che hanno portato qui probabilmente molte stelle del calcio italiano e non solo del futuro. Sì, poi concedimi Orlando, l'idea è un po' quella, che tra 6-7 anni, 8 anni, su 150 ragazzi di questi top club, vogliamo che 1-2, se non addirittura 3, non ce li ritroviamo in nazionale. E noi potremmo dire, l'abbiamo visti in grandissima anteprima 8 anni fa, 7 anni fa. Un grande successo di pubblico anche sugli spalti, se l'aspettava questo? Allora, sì, nel senso che io faccio calcio giovanile ormai per il 10° anno e so quanto cattura e quanto calamita l'attenzione dei tifosi, degli sportivi, dei calciofili e dei tecnici, anche perché stiamo vedendo veramente partite di alto livello, quindi me l'aspettavo. Devo dire che mi aspetto anche che in semifinali e finali ci sia ancora tantissima gente. Grazie mille. L'ultima cosa, un ringraziamento finale probabilmente ai tanti volontari che stanno dando una mano per la riuscita, perché questo evento ha un'organizzazione molto complessa, copre più territori e sono in tanti a lavorare per voi, con la Curi, per la riuscita. Nota di sensibilità da parte tua, a cui ovviamente mi aggiungo, perché una manifestazione questa, ricordiamo, questa settimana è il coronamento di 10 mesi di lavoro, non si potrebbe svolgere se non ci fossero volontari. Allo stesso tempo ringraziamo anche gli sponsor privati, senza i quali anche economicamente questa è una manifestazione che insomma drena moltissime risorse economiche. E anche la parte pubblica va ringraziata, appunto a partire dal Consiglio regionale, dal suo presidente Lorenzo Sospiri, dal sindaco della città di Pescara, dall'amministrazione comunale di Montesilvano, dagli assessori dello sport Patrizia Martelli e Alessandro Pompei dei due comuni, e anche dal Ministero dello Sport, dal Ministro Abboti e dall'onorevole Testa, che insomma ha contribuito a far sì che questo potesse accadere. Noi ci rivedremo alle finali allo Stadio Adriatico. Grazie mille e buono Scudetto Cup a tutti. Con il sindaco di Pescara Carlo Masci siamo freschi di cerimonia inaugurale della Scudetto Cup Gabriele D'Annunzio, questo torneo di calcio internazionale che sta portando a Pescara le stelle del calcio che verrà, del domani. Nel ricordo del Vate, del nostro amato poeta, uno spettacolo davvero, sia sui campi che qui alla nave di Cascella per la presentazione. Sì, abbiamo avuto un momento molto emozionante, perché le squadre che si sono presentate si sono già misurate sul campo, hanno trovato bellissimi campi, un grande pubblico, c'è stato un grande calcio, anche se parliamo di squadre giovanili, ma sono squadre che vengono dalle città più blasonate dal punto di vista calcistico. Abbiamo voluto fare questo torneo e ringraziamo la Renato Curi che ha organizzato questa iniziativa, la Renato Curi Folgore Delfino, che è riuscita a portare le più grandi squadre d'Europa a Pescara. Questa presentazione allo Stadio del Mare, a pochi passi dall'acqua, questi ragazzi sono rimasti molto colpiti dalla spiaggia, dalla città di Pescara, da questo dinamismo che ogni volta riusciamo a dimostrare. Il campo di calcio è veramente il luogo dove tutti quanti si uniscono, perché lo sport unisce i popoli, unisce il mondo, e da Pescara parte anche un messaggio di pace nel nome di D'Annunzio, nel nome della nostra città, nel nome della gioventù, perché qui abbiamo ragazzi che si misurano sul campo ma che si divertono nella nostra città. Insomma, un bellissimo momento, e per questo ringrazio chi ha avuto anche la capacità di trovare gli stimoli per organizzare un'iniziativa del genere all'interno di questo contenitore grandioso che è diventato il Festival D'Annunziano, che oramai riesce a catalizzare l'attenzione di migliaia e migliaia di persone
e anche dei giornali di livello nazionale e internazionale. Claudio Croce della Curi Pescara e della Folgore Delfino Curi Pescara, le due società che hanno organizzato questo torneo, la Scudetto Cup Gabriele D'Annunzio, riservato alle squadre under 15, dedicato al poeta pescarese, ma che ha portato in questa città le migliori realtà della Serie A a livello giovanile e anche il Paris Saint-Germain, una delle più grandi squadre del calcio europeo. Com'è nata l'idea di far nascere, di far partire in questa città questo tipo di torneo? Nell'ambito del Festival D'Annunziano, che è giunto alla quinta edizione, il festival dedicato al nostro concittadino Gabriele D'Annunzio, si è pensato di organizzare un evento sportivo di rilevanza nazionale ed internazionale, sportivo perché Gabriele D'Annunzio è molto legato al mondo dello sport. Da qui è nata l'idea di organizzare un torneo di calcio dedicato ai ragazzi e abbiamo pensato di invitare le società delle città dove Gabriele D'Annunzio ha lasciato il segno, e quindi siamo andati a invitare naturalmente la Pescara Calcio, la Roma, la Juventus, l'Inter e il Milan e per ultimo il Paris Saint Germain, perché Gabriele D'Annunzio ha vissuto per 5 anni a Parigi dal 1910 al 1915. Il nome del torneo è Scudetto Cup perché la parola scudetto è stata inventata proprio da Gabriele D'Annunzio in occasione di una partita di calcio che ha organizzato a Fiume tra una rappresentativa di italiani contro una rappresentativa di slavi e nell'occasione l'Italia ha giocato con la maglia blu con lo scudetto tricolore sul petto per la prima volta. Claudio Croce è anche consigliere comunale nella maggioranza del comune di Pescara, quindi dal punto di vista amministrativo questo evento che ha portato tante persone e che sta portando anche con questo torneo da vari punti d'Italia, abbiamo visto sui campi di calcio le famiglie dei giocatori della Juve, addirittura anche qualche famiglia dei ragazzi del Paris Saint-Germain, insomma movimenta tantissimo indotto turistico nella nostra città, il festival e ora anche il torneo. Sì, senza dubbio, uno degli obiettivi è anche questo, cioè di dare visibilità alla città di Pescara e di fare in modo che la stagione estiva possa proseguire fino a fine settembre, e come amministrazione comunale abbiamo organizzato diversi eventi non solo sportivi ma anche culturali, e questo tra gli eventi sportivi possiamo inserire anche lo Scudetto Cup. È vero, abbiamo visto durante le partite che hanno visto gli stadi del San Marco e anche quello di Montesilvano, perché le partite si giocano anche al comune di Montesilvano, gli stadi erano pienissimi e abbiamo visto persone e famiglie provenienti da tutte le parti d'Italia, e questo ci ha fatto veramente molto piacere. Alessandro Pompei, assessore allo sport del comune di Montesilvano, in rappresentanza anche del sindaco De Martinis, anche la città di Montesilvano protagonista nella Scudetto Cup, con un campo a disposizione, con delle partite, con uno spettacolo di pubblico e di sport. Sì, diciamo che a livello organizzativo, quando ormai 10 mesi fa abbiamo iniziato a ragionare su questa prima edizione della Scudetto Cup, abbiamo immaginato 2 gironi, uno da giocarsi a Pescara ed uno nel rinnovato stadio Aldo Mastrangelo di Montesilvano. A Montesilvano stanno pernottando tutte le squadre, il girone di Montesilvano è anche tra l'altro molto divertente, con Milan, Inter e Roma, e ovviamente un plauso alla Regione Abruzzo, agli organizzatori della Curi Pescara, perché è stata un'idea meravigliosa quella di aggiungere questo spettacolo sportivo al già ricchissimo larghissima offerta della settimana d'Annunziana, che è il fiore all'occhiello, insomma, della Regione Abruzzo a livello sociale, culturale e a questo punto anche sportivo.